Cicco di Stefano La Bruna Coll. Loustau, la più celebre ala sudamericana. Iacono, piccolo, grande, mediano. Carrizo, Baghi e Soria, il trio di difesa. Rossi, centro sostegno della nazionale argentina. Sono venuti spontaneamente e gratuitamente per un incontro a favore del Torino simbolo. Il benvenuto di Torino è anche un grazie. Sfilano 31 squadre di ragazzi delle elementari. 31 furono i caduti. Gli argentini tengono per i lembi la nostra bandiera. La commozione del pubblico è mescolata di giusta aspettativa. L'ambasciatore Ocampo Jiménez abbraccia Novo. Comincia questa luminosa prova di come il gioco del calcio possa diventare un'arte. È una tecnica che non conoscevamo. Le nostre bravure si limitano attacco e punta. Questi si servono anche della suola. Moltiplicano le possibilità di manovra. I nostri lavorano più all'osso, tutto in rendimento immediato. A partita finita gli argentini loderanno sentimenti che davvero se lo meritano. Sono prontissimi, Niers appena segnato e loro pareggiano con questa staffilata di La Bruna. Loustau fa pensare a un primo ballerino, non tanto perché giochi a gambe nude, quanto per questa sua padronanza dell'equilibrio in un muoversi sincopato e ritmato. Di Stefano, dalla scivolata alla saetta, allez! D'ora in poi, per pareggiare questo gol di Anovazzi, la partita in mano del River Plate diventerà un capolavoro di stile. Gioco senza ostentazione di stile, complessivamente lento, ma con la risorsa del guizzo tempestivo. Si muovono in massa, solidali, poi hanno la zampata del gatto. L'avvicinamento diventa arrembaggio. 2-2, ma il punteggio non conta. La solidarietà è al di sopra della competizione. Grazie amici. Partite così ne vorremmo rivedere ancora davvero.